Buongiorno, coccodrilli, occhio pecoro. Manca a voi vi capita che c'è l'occhio pecoro la mattina? È proprio pecorizzato al massimo. Poi perché uno pecorizzato e l'altro no? Però vabbè. Ci siamo e ci siamo! Oggi è mercoledì. No, piccolino. No, povero cocco, vieni dal papà. Eccolo, guarda quanto è tranquillo adesso. Dal tuo unico papà. Povero stellino, vieni dal papino tuo, unico papà. Oh, vedi quanto sta bene adesso, è tranquillizzato, ragazzi. Bravo. Dai, che andiamo a fare una passeggiata. Non è lui, certo che è lui. Ah, senti come ha schisato stamattina lo schiso. Ah, come schisa. No. Vabbè, raga, anche stamattina sta pieno, guarda, guarda che gli stanno a fare. La stanno a portare con le autobotti di qui. Sta pieno, raga. Spurgamo! Dallo da me sta asciugando. Cazzo di qui! Ma buongiorno! Ma buongiorno sto cazzo, lascia! No, perché? Qui una ciabatta, sa! Ah! Dov'è? Al bagno, boh! Ma che fa? Nonna Maria, nonna Maria. Smettila! Nonna Maria, quanto è bella! Fermati, io sono stavacca, fermati! Ma sei strana che sei svegliata adesso? C'era la musica! Oh, ma chi è questo? Smettila, vedete! Guarda che capelletti che fa! Levati! Ci siamo, buongiorno, buongiorno, nonna Maria la cuoca più brava che ci sia. Sulle mani, dai, su, su, alza le mani, alzale, dai. Così ci dobbiamo svegliare. Alza le mani, io ti amo. Se sei, se sei. Tu hai bisogno di una bella scorcare. Se il Papa si dimette, mi fai il culo a fette. Pronto per la seconda manche, eh? Delle pizze di Pasqua, torte di... Oh no! Sei pronto a magnalle? E A mangiare sì. tu già l'hai magnata ieri, eh? Vecchia No, volpe. no, che l'ho magnata. Io. Fermo, te la puttana! Testa di cazzo! Sentirosa! Posso mettere Ma tutta perché forza! sei così cattivo? Ma tu perché sei così stronzo? Volevo capire, Ah! quanto... E da sta fermo! Fegon. Te tonta la spalla! Cucina l'altra, la fai anche della spalla! Non tu il polstrone! Ma quanto sei cattivo? È cattiva! Io volevo capire se era antisismico. Oh! Sto andando a fare una lastra perché non piego un polso, quindi devo vedere quello che c'è dentro. Ma io volevo mettere un po' di musichetta perché. Il tuo compagno è una bambina! Boh, meglio che la mettevo qua. Però belli carichi! Eccomi qua appena fatto, comunque è un problema che mi porto dietro da anni, non è il cross, non è la moto, non è... è proprio una... non so come farvi vedere, non riesco, guarda, questa è il mio massimo, la mia massima inclinazione. Di qua, cioè, guardate che lavoro. Cioè, il sinistro proprio, questo è proprio zero, no? Vedete? Mi manca proprio, boh, non so, comunque vabbè, adesso vediamo che c'è dentro. Che c'è sta dentro? Billero! Manco suona, almeno se c'era una sorpresina, qualcosa dentro, niente, manco la sorpresina. Niente, boh, che ci sarà? Ma proviamo a indovinare, qualche poppolo, sicuro. Fermo deposito! Guardate i baffi che sono arrivati. Colò il grande! Pizza ciccio! Ma questo si fa così che succede? Una Che papaglia poi. succede? Ma via, stupido te. Che succede? Ma va, Ma fai no, non ce ne il muovo, Sto forno come la fa? Sto fermo, la sta fa. Va dentro tu, che vedi quel che te fa. Ma aprilo un po', fagli pian piano. Fermati, scemo. Dai, fammi aprire. Mannaggia, stoppa dei coglioni! Vattene! Quanto fumo, oggi mi sono cucinato da solo uno splendido piatto, ragazzi. È una delle prime volte che cucino da solo. Vai.
un bellissimo piatto di pasta in bianco scondito. Appunto, proprio condito? No, scondito, condito, scondito, condito, scondito, condito, scondito. Anche a voi capita di mangiare la pasta in bianco condito, scondito? Beh, ragazzi, potrò anche mangiare la pasta in bianco, ma io al dessert non rinuncio mai. Mai e poi mai. Salsiccia secca, come il dessert, top. Sentite quell'impasto giusto, quel sapore che ti manda in paradiso. Poi non so se capita anche a voi, ma io appena mangio un pezzettino di salsiccia secca, dietro mi si infoca subito tutto. Senti proprio le bolle che scappano, proprio. Senti, già mi viene da grattare. Ma che bottini, che bottini, dai a fanculo. No, no, che viene a rompi coglioni. Ma vedevo sei riattivo. Testa di cazzo. Stai, guarda. Ferme te, tenè da G. Ah. Lui guarda tutte le promozioni e poi non compra niente. Come è venute ste torte? Come sono venute? Fenomenale. Fai vedere. Perché se apri che succede? Niente, ormai non succede niente. Allora le voglio buchettare, dai. Ti buco la capoccia. Vedere uno spoiler. Vattene Dio, no, no. No. Ma così cattivo sei diventato? E questo rompe il manico. Vabbè. Qui ci vuole un fil di ferro. Certo. Fil di ferro. Oh. Che stai a fare? Oh, comincia a rompermi i coglioni. Se no dico quattro bestemmie fatte bene e poi me ne vo. Ecco qua. Ma sta a rompi i coglioni. Questo è fatto. Vuole pippe. Appena sfornato. Vanno lì davanti. Queste più piccole, se vanno dietro. Questo mette. Questo gli sta fermo, porca madre. Oh! Ah! Per non perdervi mai e poi mai le nostre storie, fate swipe, andate sul nostro canale YouTube, giusto? Giusto? Sì, sì. E fate swipe up, iscrivetevi, fate un po' di cose, boh, non so, fate che. Un'altra volta Armani, quanto hai mangiato? Quanti bocconotti? Quanti bocconotti? 22. 22 bocconotti hai mangiato? Sì. Quanti? 22. 22? Oh no, ma che stai a fare? Sta zitto che sto subito. Hanno venduto l'iPad. Certo, iPad oro. 6,49 € con 8 puntate, incredibili. Apple costano meno che se li acquistati all'Apple Store, se non riuscite a vincere con le aste. Ma andiamo a vedere un po' la sezione luxury. Oh no, lo vuoi il rollo? Puntiamo? Ma questo rollo! Eccolo, vai. Ande, guarda quanta roba c'è. Noi, se fate swipe up, guarda qua, fai swipe up. Swipe up. Facendo un passo. Siete troppo concentrato. Fate swipe up e avete 10 puntate gratuite subito. Swipe. Ma che gli sta a fa? Che gli fa? Non so che fa? Che sta a fa? La magna. Lo lasciamo riposare. Io vado a sgassare. Mercole Cross. Eccolo, Mercrossedì. Oh! Mercrossedì, vai. Ah! Non andiamo? Oh, un attimo, Fede, un secondo. No, andiamo sul crossino. Dai, là. Dai, là.
Sono ansioso io? No, poco. Ti chiedo, quante volte ti chiamo al giorno? 10, 15. Di prima di prendere il cross, quanto t'ho stressato? Prima di prendere il cross eravamo a 30-40. 30-40. Perché almeno io tengo attivi tutti, raga, tutti. Dalle 7 della mattina. Dai più giovani a più 7 anziani. Della mattina. Ciao Martino. Dai, sei tonto, mio padre. Ma sei tonto, no! Dai! Mi sono scordato. Dai, cazzo! Su! Hey, I'm on vacation. È uscito il video della ricetta della torta di Pasqua, fate swipe up e andate sul mio canale YouTube, lasciate dei commenti e poi fatemi vedere come vi vengono le vostre torte. Swipe. Ragazzo. Che toppa? Che toppa? Suona qua. Che stai a fare? Mannaggia, dopo dice difficile parolacce. E che stai a fare? Ma vaffanculo, vaffanculo, va. Sciacca di coglione! Com'è, arzugato? O no? È arzugato? Sì. Oggi è nervoso il nonnino, ma fortuna c'ha un bel nipotino che gli vuole tanto benino. Ma tu da me me la vuole bene! No! Guarda sulla telecamera, guarda quanto siamo belli, guarda! Oh, guarda quanto siamo... Guarda quanto... Guarda, o no, guarda! Fammi bere! Ma dopo... Ma ti beve un minuto più tardi! Davvero! Guarda quanto siamo bellini, guarda, fa risciacquo. Oh, quanto ma siamo belli. Oh. Oh, anche il rottino, bello, bello, bello. Da. Io ho sentito un... Non può mangiare. Stiamo facendo le prove di Pasqua. Ecco qua, perché qua si deve provare prima il menù, capito? Non è che l'agnello si mangia a Pasqua solo a Pasqua, no. Eccolo qua. Brava, 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 non è Marino. Brava. Maradona. Dov'è? Marino. Ma chi è? Ma che mi ha mandato? Che è? Chi è? Sono qui da Marino. No. Ma chi sei? Domatore? E lui chi è? Chi è lui? Montato il tavolino? Coccodrilli, ultimi giorni disponibili per acquistare dal mio store. Ultimissimi giorni. Per chi fa swipe up e acquista lo store, riceverà le cartoline autografate. In più, mandermetto a disposizione una torta Pasqua che arriverà a casa vostra fatta dalla nonna, vero? Vero nonna? È vero! Fate swipe! Ultimi giorni per acquistare dal nostro store. Swipe up! No, meglio di meno di sicuro. E perché? Dai una pettinata. Che tu dici che io per vedere domani, l'Italia. Domani guidi tu. Guarda quanto è bello pettinato, vai. Pettinalo, pettinalo. Qui viene, guarda, mo facciamo le trecce. Cardinale Richelieu, ma adesso io. Sì. Dai, fatti tagliare. E come no. Dai, là. E come no. Dai. Oh. Fatti tagliare un pochino. Ma sta zitto che non taglia niente. Allora, convincete nonno Faustino a farsene tagliare. Sharan. Chi è Sharan? Quello di lì, del centravanti d'Italia. Come si chiama? Sharan. Come si chiama? E Sharawi. Beh, da che squadra ne viene? Vede che squadra è. Ma perché? Ma vaffanculo. Me dice o non me dice? Con la Roma gioca. Ah. Che ha fatto adesso? Schifo. Perché? E perché sì, davanti alla porta. Si è mangiato un gol. Vedo tutte ste storie con la canzone di Friday Day. Ragazzi, mercoledì, cioè. Calmi, mercoledì, calmi, domani è giovedì. Calmi, cioè, calmi, calmi, ancora calmi. Vieni calmi, a dire tra due calmi, giorni, cioè. Sì, sì. Friday Day. Calmi, calmi. Nel senso. No. Chi ha segnato? Hai detto di no che non lo so. Beh, chi ha segnato? Beh, Bernardes. Chi?
Chi ha segnato? Il cazzo! Ah! Sensi ha segnato, Sensi, e anche dell'Inter. D'altra parte, sto fermi, guardano. Canda fa? Ma si correva poi, che l'arrivava e butta dentro. E solo, se c'era un altro di là, e piava il pallone. E quindi? Quindi tu sei il mister dell'Italia adesso, il CT dell'Italia? L'Italia non giocano per il comandaio Gaston, calme, l'ho presa con la calma. Immobile! Chi ha segnato? Immobile! Chi ha segnato? Immobile! Chi ha segnato? Vaffanculo! No! Levati che scotta! Tiella! Scotta Dio che... No! Usalo da lì, che è il boppiato a me! Piela tisana! No, scotta! No. Lo senti che scotta! Carini con la tisanina insieme. Arzughe? È venuto. Arzughe? È venuto come si è accomodato. Azione. Chi è lui? Il suo della mignola. Cristian De Sica. Torna su Rai 1 per una grande serata. Ce la posso fare. Figlio della mignola. Ma perché? Perché è un figlio della mignola. Ma ora quanto è buono. Ah beh. Ma perché ce l'hai col cane? Fammi capire. Ce l'ho col gatto che ce l'ho. Giusto. Coccodrilli, buonanotte a tutti, ci vediamo domani per un'altra giornata super carica come oggi. Io vi ringrazio ancora per splendidi messaggi che mi mandate, e veramente vi porto tutti nel mio cuore. Vi abbraccio, vi ridò la buonanotte e vi ringrazio ancora. Ciao, guardate con chi dormo stasera. Quanto era bella. Buonanotte.